tutti, qualche aggiornamento sul mondo dello sport. Intanto continuiamo a ricevere le vostre domande sulla piattaforma sportesalute.eu per il bonus di 600 euro. Mi raccomando, continuate a presentare le vostre domande, non bloccatevi rispetto al fatto che abbiamo detto che daremo priorità alle domande con redditi al di sotto i 10.000 euro, perché stiamo comunque cercando le risorse per poter accontentare tutta la platea. Questo ci consente, il vostro invio della domanda, comunque di avere anche un'idea chiara, perché vogliamo assolutamente, del numero delle persone, perché vogliamo assolutamente rinnovare questa misura anche per il mese di aprile, per questo mese in corso. La settimana prossima si approverà in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto dove sicuramente vogliamo riproporre questa misura. Questo decreto di aprile inseriremo molte misure, anche di quelle che mi state chiedendo, scrivendomi alla email dedicata, che è sportdibase@governo.it. Sono arrivate centinaia di email, i miei collaboratori le stanno leggendo una a una, molte riesco a leggerle anche io personalmente la sera, e stiamo traendo da lì molti spunti interessanti. Quindi sicuramente tanti temi che state affrontando, la questione degli affitti delle strutture, soprattutto presso private, non solo le strutture pubbliche per le quali eravamo già in qualche modo intervenuti nel precedente decreto, ma soprattutto la possibilità di avere un sostegno economico per superare questi mesi difficili, e tante altre cose che ci state chiedendo e che ci stanno chiedendo anche i comuni, i sindaci. Ho terminato da poco un incontro con tutti gli assessori allo sport delle città metropolitane. Ho avuto un incontro molto importante con i rappresentanti della conferenza Stato-Regioni, quindi in particolare col presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini, che coordina la conferenza Stato-Regioni, e con il presidente Toti della Regione Liguria. Stiamo continuando ad ascoltare tutti per fare in modo che nel decreto di aprile ci siano il numero maggiore di interventi che riguardano tutto il mondo dello sport, soprattutto a partire dalle associazioni dilettantistiche, dalle società sportive dilettantistiche, dallo sport di base. Vi ricordo che abbiamo attivato questo fondo presso l'Istituto per il Credito Sportivo di 100 milioni di euro, e mi auguro che dalla settimana prossima sia già disponibile e quindi vengano subito emanati i criteri per l'accesso a questo fondo. È vero, questi sono finanziamenti che andranno poi restituiti, però parliamo di finanziamenti a tasso zero, di non dover presentare particolari garanzie, perché è il governo che ha messo i soldi per le garanzie all'istituto bancario, e soprattutto sicuramente stabiliremo dei criteri anche di rientro molto flessibili, in modo tale che chiunque voglia accedere per avere della liquidità subito a questo fondo possa farlo senza troppi pensieri. Quindi davvero ce la stiamo mettendo tutta. Sento anche dalle mail che mi scrivete veramente la sofferenza e il dolore nel non capire come uscire da questa situazione. Ci stiamo provando tutti quanti insieme. Si parla tanto di ripartenza dello sport in questi giorni. Intanto la data che io ho indicato sempre, il 4 maggio, è una data che dovremo confermare ancora nei prossimi giorni, quando avremo la certezza che sarà possibile, ma è una data che io spero di poter mantenere, ed è una data che però riguarda prevalentemente, anzi esclusivamente, gli allenamenti a porte chiuse. Ora quello che noi dobbiamo fare è dobbiamo creare dei protocolli per mettere in sicurezza anche tutti gli sport e tutti coloro che vogliono riprendere a praticare degli sport in sicurezza, anche in luoghi, in contesti dove lo spazio è poco, dove non ci sono strutture che consentono di utilizzare appunto ambienti ampi e quindi di rispettare necessariamente tutte le regole. Lì dobbiamo inventarci delle formule, molte ce le state suggerendo anche voi, per cercare di contemplare l'esigenza sacrosanta della sicurezza per la salute di tutti quanti, col fatto che però si possa riprendere finalmente a fare sport a tutti i livelli. Quindi non parliamo soltanto di calcio, non parliamo soltanto di Serie A. Le prossime settimane saranno fondamentali. Saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e quindi come, se e quando potranno riprendere le competizioni sportive di ogni tipo e di ogni livello. Intanto la mia preoccupazione, la preoccupazione di tutti, è per la salute di tutti quanti noi e per fare in modo che tutto il mondo dello sport non subisca danni irreparabili da questa crisi sanitaria.
la stiamo mettendo tutta, abbiate fiducia davvero nel lavoro che stiamo facendo, continuate, ripeto, a presentare domande per i collaboratori sportivi a sportesalute.eu, continuate a scrivermi a sportdibase@governo.it e sicuramente insieme individueremo il percorso migliore per fare in modo che quando tutta questa emergenza sarà finita tutti possano riprendere a pieno titolo il proprio impegno, la propria attività lavorativa, la propria passione, il proprio sport.